Certo. Andiamo a prendere un po' di pesce. Pesce. Ho pescato cariatella, no? Sì. Appena pescato stamattina. Sì. Allora vi faccio strada. Grazie, okay. Andiamo. Ecco qua, vi faccio strada. Prego, prego. Grazie. Qui abbiamo l'unico volere di Buongiorno. Abbiamo qua il maestro Rocco Abruscia che ci presenterà un po' il pescato cariatese della giornata. Mm. Che cosa dite? Vogliamo cucinare del pesce azzurro? Sì. Magari del pesce azzurro andiamo sulle alici cariatesi. Perché possiamo fare una ricetta col peperoncino. Oh. Cioè le alici scattiate. 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 Sì, quella ricetta tipica cariatese. Bellissimo. Molto. Noi abbiamo fatto un video proprio a Video Calabria con le alici scattiate. Oh. Sì. Ce l'abbiamo cucinata direttamente dalla nostra pescheria. Wow. Bellissimo. Allora, ce ne dai un chilo magari? Va bene, sì. Un chilo di alici. Poi abbiamo la fortuna di essere qui a Cariati, ecco. Che è il paese dei pescatori, uno dei principali paesi della Calabria come flotta marinara. Cioè anticamente tutto il paese viveva di pesca, assolutamente di pesca. Quindi il paese è uno dei più antichi paesi di pescatori della Calabria, in assoluto. Ecco, facciamo così, fai. E che devo cogliere il sangue? Sì, ecco. È importante togliere la parte. Non voglio che ti sporchi. No, va bene. Quindi io sono benedetto a Calabria per imparare a cucinare, va bene? Sì, bravo, sì, bravissimo. Molto sento cucinare. Basta vedere. No, va bene, facciamo insieme, no? Per imparare va bene così. Sì, non si finisce mai di imparare. Eh sì, certo. Poi quando si ha voglia soprattutto di apprendere cose nuove, si lavati le mani. Ecco, qui sono veramente freschi. Sì, a Firenze ti arriveranno freschi perché arrivano congelati. Sì, però a Firenze non, perché non c'è al mare. Sai che le alici si possono, sono molto versatili come pesce e si possono cucinare in tanti modi. Tanti modi. Io adesso ti faccio vedere come li cucinano, come si cucina, come li cucina la tradizione. Ecco. Alici scattiati. Scattiati. Questa è proprio calabrese. No, calabrese, scusa, cariatese. Cariatese. Allora. Mettiamo l'aglio, lo facciamo imbiondare, diventare biondo, non forte, no. Biondo. Ecco. Olio. Guarda, ci mano. Grazie. C'ho l'assistente, sono fortunata oggi. Non mi è mai successo. Mai successo. Appena l'olio è pronto, mettiamo le alici. Vedi che è già pronto l'olio? Da che c'è niente? No, come? No, proprio. Ah, di gasolina è già pronto. Sono belle queste alici. Sono belle lucide. Vuol dire che sono proprio fresche fresche. Ecco qui. Ecco. Quindi cottura piano piano così, poco sì. Basso. Sai perché? C'è la tendenza a schizzare l'olio. Ah, ecco, sì. Hai ragione davvero. Schizza l'olio.
aspetta. Così va bene. Quando metteremo dopo l'aceto e l'origano, il peperoncino, cioè, se la fiamma è forte, schizzalo. Quest'olio schizza. E pare che sia questo il motivo per cui si chiama scattiate. Dovete mettere qualcosa, dovete. Io vedi che sono con basta. No, ma io lo faccio solo per evitare le macchie d'olio. Ecco, cioè, no, certo. Questo gira, ecco. Come era frittata, quindi. Ah, frittata. Ecco. Altrimenti dovremmo uno per uno. Uno per uno, davvero. Hai capito? Non ci vedete tutto qualcosa, Ma come decidi? Adesso mettiamo il sale. Il sale quando lo metti? Quando fine, anche io. Pure tu dopo, no, l'inizio no, Questa è la cagna aperta. Questa regola che porta nazionale. Quando poi è veramente nella fase di cottura, diciamo che la fase di cottura si sta ultimando, si aggiunge l'aceto. Aceto, sì. L'origano nostro delle nostre colline e il peperoncino della nostra azienda. Ma l'origano è profumatissimo. L'origano di giugno. Di giugno. Appena. Faglielo vedere, ma quello, quello di giugno che ho appena preso. Che profumo. Ah, fresco, fresco. Che Sì, questo è fresco? Appena una settimana fa. Davvero? Bellissimo. Quello che si compra al supermercato non sa diverso, sì. È veramente diverso. Ma non proprio non si sente. Non si sente però. Adesso mettiamo l'aceto prima. Pizza. Poco basso. Sì. Grazie. Sei un buon collaboratore. Quando vieni ti accoglierò volentieri. Certo. Sì. Ti posso dare tutto male. Apriamo un ristorante. Te vai a comandare, io faccio tutto. Va bene? Vai. Apriamo un ristorante. In giapponese. Facciamo per tutti i gusti. Facciamo italiano e giapponese. Tu quale cucina è meglio, Ryu? Italiano o giapponese? Tutti e due. Mi piace tanto perché. Questo è il peperoncino nostro, della nostra azienda, fatto da noi, abbiamo il mulino. Voi gli fai vedere il mulino. Abbiamo l'unico mulino di cagliato del peperoncino, abbiamo la macina con la macina. Allora, prima si martello. Il peperone si raccoglie fresco quando è rosso, quindi maturo, si essicca il nostro sole di Calabria e poi viene macinato. Poi si conserva. Eccoci. E siamo pronti. Questo è piccante. Sì. Sì, si sente. Ecco qua, ci siamo. Grazie. Bisogna rigirare. Sì, così. Poi quando è il momento di pranzare, accendo un altro pochino. E quindi. Ah, per riscaldare. Sì, apriamo. Ecco, colori di capri. Anche tu cucini? Tutti i giorni. Tutti i giorni, grazie. Ok, possiamo mettere l'acqua per gli spaghetti? Sì. Ecco. Oh, ecco. Poi facciamo quelli aioli e peperoncino. Ecco, aioli e peperoncino di fondamentale. Per restare in tema. Ah, veramente aria fresca questo. Bene, anche questo è fresco. Sì.
come tagliamo questa, signora? Fai 4 pezzetti. 4 pezzetti? Sì. Grossolanamente? Sì, perché lo, diciamo no, che... No, meglio, meglio. No, okay. Fai te. Grazie. Mettiamo anche un'acciughina, eh? Acciughina, ok. Sì. Eh sì, perché le, il condimento è quello, mica ci sono certo. Altri condimenti, capito? Certe volte, ecco, fa il monello questo fornello. Classico calabrese o... Questo è classico calabrese. Proprio classico, antichissimo. Un piatto essenziale, un piatto proprio antico, antico, antico. Qua, questa zona si cucina così, in sì, maniera. Sì, sì, è proprio nostro questo. Dopo che è pronto l'aglio, mettiamo l'acciuga e poi facciamo raffreddare un po' e mettiamo il peperoncino. Però senza cuocere? Il peperoncino a fuoco bassissimo, senza bruciarlo, okay. Capito? Perché poi nel momento in cui andiamo a girare la pasta si cuoce ancora, perché poi, capito, bisogna farla saltare la pasta con questo condimento. Ecco. Io ho metto pure le olive. Poi a voi va bene? Sì, certo. Allora, la pasta, la ricetta classica è senza le olive. Senza olive. Anche le acciughe? L'acciuga sono dipende. Delle aggiuntive, dipende dalle famiglie. Dipende, okay. Io ce l'ho detto per rendere il piatto più gustoso. Ecco, certo. Però la ricetta classica è aglio, olio e peperoncino. Basta. E basta, alcuni mettono la briciola del pane tostato. Moriche, sì. Ma quelli sono degli aggiuntivi, è una modifica alla ricetta. Ho capito. Però la ricetta originale è quella. Quello. Poi ognuno se la personalizza, alcuni mettono il prezzemolo. Prezzemolo, sì. Alla fine. Alla fine. Che a me piace molto col prezzemolo. Sì, anche a me. Apri perché è caldo, hai ragione. A me piace molto, anche col prezzemolo, anche con la briciola del pane, però il piatto classico è questo. Niente, aglio, olio e peperoncino, molto semplice. E quello basta. Morbido, morbido. Ecco, si lascia andare. Che profumo di aglio. Senti, aglio fresco. È aglio fresco, non è quello, capito, bellissimo. Che è un passo. Si sente, anche questa distanza si sente. Sì. Adesso lasciamo andare così piano piano si diventa proprio bottiglia, si scioglie. Ecco, grazie. Adesso abbassiamo molto. Anzi, mia mamma addirittura spegneva. Ah sì? Con loro hai fatto questo matto? L'ho fatto io! No, bellissimo! Cosa c'è dentro? Con la salmoia? Sì, la salmoia con finocchietto. Finocchietto, alloro. Alloro, è così, bravo. Allora io l'ho fatto la sera e al mattino. Al mattino? 12 ore. 11. Quindi l'ha fatto ieri questo? No, li ho fatti, no. Adesso non è tempo di olive. Sì. Hai capito? Poi li ho conservati, li ho sterilizzati. Quanto può durare questo? Sterilizzati possono durare anche anni. L'importante è sterilizzati. Ah, sì, davvero. Però sterilizzati. Ecco. Io addirittura li faccio lì, poi ci ritorno sulla sterilizzazione. Sterilizzo, poi li faccio bollire di nuovo, per stare tranquilla. Tutto questo alloro che ho messo non permette la fuoriuscita. Ecco. Oh. Può
posso assaggiare uno? Certo. Sono quindi curioso per me. Si sono conservati bene. Speriamo. Che buono. Sono dure. Davvero buono. Sì. Allora, ci trasferiamo. Mm-hmm. Allora, per 7 persone, quante pasta mettiamo? Poco, poco. Il solito è 700, eh? Il solito. Okay. No, non lo so, modo di calare, non lo so. Sì, forse sì. Di più? No, no. Una testa, 200? No, no troppo. Non no, lo so. Vabbè, vabbè, 700 va bene. 700 va bene, meno male. Ma questo servizio vi serve per l'Italia o per il Giappone? Per il Giappone, sì, per il Giappone. Perché tutti vogliono imparare cucina italiana. La cucina italiana. Sì, sì, sì. Anche modo di mamma è molto certo. Interessante. Sì, infatti. Vogliamo sapere il segreto. Certo. Sì. Il gusto segreto della nonna. Ecco. E questo è tradizionale. È tradizionale, sì. Che comunque anche lei ha imparato dalla nonna, dalla mamma. Sì, sì. Quindi questo credo che tutti abbiano imparato dai genitori, sì. No? Questa è un'iniziazione che comunque dura sempre. Sì. Ecco, mi tradisce ogni tanto questo. In canna. Monello. Ok. Oh. Ancora. Eh sì, ma qui. Allora, questo è tutto il condimento, hai capito? Non ce n'è altro. È così. Ok. Quindi veramente importante sono i peperoncini. Sì. Un po' di peperoncini. Qualcuno mette il pomodoro, anche però non ha senso. Sì. Perché allora, alcuni mettono il pomodoro, mettono il... i pomodorini, per alcuni pezzetti di pomodorino, ma quella è una variante, non è, capito? Sì, ho capito. La ricetta originale non è questa. Vogliono allora, qua. Bolle, ci sono. Qua. Allora, quello ci mettiamo, lo sappiamo. Uh-huh. Va bene. Ecco, 750, perfetto. Vai. Tu la spezzi o intera? No, intera, intera. Non possiamo spaccare, no? Bene. Non lo so. Dai, no, Roberta la vuole fare. Dai. Io quando cucino per me la spezzo. Ah, sì, davvero? Sì. No? Pochino, pochissimo anche. E poco lo sa, vero? Che poi lì c'è l'acciuga. Ah, ecco, davvero, hai ragione. Lì c'è l'acciuga. Però per questa quantità di acqua. Ah, sì. Richiede più sale. Ecco. Sì, grazie. Un altro grande collaboratore. Adesso prendiamo. Ma lasciami, vai. Tantissimo. 750? Tantissimo. Adesso qui? Dentro? Sì. Uff. L'acqua di pasta c'è certo, 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 certo. L'acqua di pasta ci vuole. Uff, ho lasciato abbastanza. Vai. Grazie. Niente. Se va bene, non deve essere asciutta questa pasta. Eh sì, certo. Capito? Vedi tu. Non deve essere asciutta. Perché il segreto è anche questo, non asciutta. Eh sì, certo. Io la metterei quella. Sì, sì, non ci vuole. Però falla prima, ecco, è importante farla di volta in volta asciugare, capito? Sì. Assorbire. Va bene, così, no? Appena si assorbe, metti l'altra. Mamma, penso che va bene così. Sì. Allora, basta, stop. Basta, stop, vai. Ok. Allora, porti in tavola. Ecco. Portala tu che io prendo il formaggio.
Ah, eccola, appena arrivata, finalmente. Abbiamo il cuoco qui, ecco. Chef, ecco, grande, di cognome. Grande chef. Il cognome? Sei, no, questo è sesto. Sei, che parla sempre, capito? Quindi... Buon appetito! Bella piccante, piccantissima. Di peperoncino, sì. Veramente fondamentale, no? Fondamentale. Io aspetto il tuo giudizio. No, vabbè, perché buona. Il più importante. Buonissimo. Appetitosa. Buonissima. Piccante al punto giusto. Un piccante balsamico. È piccantissima, piccantissima, molto appetitosa, molto appetitosa. Sì, mi piace tanto, no, sì, buono. Non più piccante di così, sì, no, piccante, ma veramente... Pensavo di più. Non troppo, ma buona questa. Forse mi sono abituato, sto abituando. Sta diventando proprio l'italiano meridionale. Calabrese, davvero buona. È diventato calabrese. Vabbè, Pito, ti sì, no? Sì, volentieri. L'ha aperto qui, Matteo? L'ha aperto? Sì, grazie. Com'è? Com'è? Dico. Buona. Com'è venuta? No, è buona. Un piatto veramente calabrese questo, Questo, questo è il piatto della tradizione, della nostra tradizione. Vai, andiamo a Calabria e Giappone. Cin cin cin! Viva! Calabria e Giappone! Ciao! Ciao! Ciao.